Manuel, allora. Manuel, scusami, no, perché siamo in diretta alla commissione studio. Mi dici solo cosa hai pensato dopo il gol. Manda facile facile, No. Pensavo che potesse essere un passo verso il nostro sogno, questo ho pensato, perché ho sentito prima Ale dire che è stata una stagione lunga, intensa, io ho fatto questa mia quarta promozione e questa è stata quella più logorante, quella più che mi ha consumato, perché sono venuto a Parma con l'obiettivo di vincere e quando hai questa pressione non è facile perché non puoi sbagliare, siamo partiti male. Io sono qua da inizio anno e è stato cambiato tutto, abbiamo iniziato da capo con un nuovo staff, con un nuovo direttore, sono arrivati tanti giocatori nuovi a gennaio. È stato veramente duro, ci hanno accusato di esserci venute le partite, c'era un po' di malumore all'interno della piazza dopo quei risultati che non arrivavano, quindi siamo stati secondo me stupendi a ricontattarci, è una squadra di uomini veri. Io dopo Teramo, non so se vi ricordate, ho detto siamo un gruppo che lo giuro che ci teniamo veramente, e penso che oggi l'abbiamo dimostrato soffrendo nei momenti duri, perché non si sono passati veramente dei momenti duri, però oggi ce l'abbiamo fatta e quindi siamo strafelici di aver reso orgogliosi la piazza intera, dei tifosi, una società che comunque ci è sempre stata vicina anche nei momenti difficili, quindi va dato merito a loro, va dato merito allo staff che nel momento più duro è riuscito a ricompattarci, a darci fiducia, quindi va grazie a loro, a tutti i miei compagni, perché è stato un anno incredibile. Dicevi, sono venuto a Parma con l'obiettivo di vincere e poi insomma è stata una stagione, come parlavo, come dicevo prima con Luca Rally, densa di emozioni, no? Da tutto punto di vista. Pensavi che sarebbe stato più semplice portare a casa il giocatore calabrese, considerando, no? Allora, ci speravo, speravo da riuscire a arrivare prima, perché i playoff l'abbiamo visto, quest'anno con questa formula sono stati veramente lunghissimi, tante partite. Assurdi, aggiungo io, scusa. Lo dico questo. Non voglio dirlo, ma è stata veramente dura perché hai dovuto comunque, a parte il primo turno, con la Piacenza tutti gli altri a vincere, quindi è stato dura, abbiamo sofferto tanto col Pordenone, poi ho letto anche delle dichiarazioni dopo la Lucchese che ci hanno messo in difficoltà, ma penso che alla fine abbiamo vinto 2-1 in casa, 2-1 fuori casa con una palla nativa, un rigore, quindi non vedo tutto questa fatica che abbiamo fatto. Abbiamo sofferto col Pordenone, l'abbiamo ammesso, siamo rivocati le maniche e oggi abbiamo disputato secondo me una partita strepitosa dove hai concesso forse un colpo di testa e un'occasione del primo tempo di Gonzales, dove si poteva, se magari metteva una palla giusta, era molto pericolosa, però hai concesso poco, abbiamo fatto due gol. Siamo contenti, penso io che abbiamo dato la forza di questo partner, di questo gruppo, e quindi siamo contenti. Quanto secondo te, parlando di Serie B, visto che la Serie B l'hai fatta in queste stagioni, quanto secondo te dovrà essere cambiata questa squadra per fare bene un campionato di Serie B? La qualità di questa squadra come potrà essere in un campionato cadetto? La squadra attuale? Innanzitutto non voglio entrare nelle competenze che ha il direttore. Tanti ragazzi hanno fatto la Serie B, perché se uno va a vedere la formazione, quella che ha giocato con un po' più di continuità, la maggior parte ha già giocato in B. Normale che se vuoi fare un campionato di vertice B bisogna ritoccarla
nei punti giusti, di essere una rosa importante, una rosa allargata. Poi, come ti ho detto, non voglio entrare in meriti del lavoro del direttore, però è una buona base su cui partire, più altro perché ci sono dei ragazzi seri, dei ragazzi sani che ci tengono, tengono su questa maglia, quindi questo è un punto di partenza per me. Il bilancio personale, Manuel, io credo sia stata una situazione molto importante, se cerchiamo un giocatore che desse struttura al centrocampo e che si inserisse con la gol, con certa continuità. Forse solo nell'immediato inizio il tuo rendimento poi non è stato eccellente, ma la tua crescita è stata esponenziale, sei d'accordo? Sì, io sono un giocatore che ci mette un po' a entrare in condizione, quindi ci sta. Io non voglio fare bilanci perché è giusto che i tifosi e la società esprimono la loro opinione. Io posso solo dire che ho dato tutto me stesso per questa maglia, spero che i tifosi hanno apprezzato, spero che l'hanno visto. E niente, io da quando ho iniziato a fare professionista, questa è una caratteristica che cui tengo, che la gente vede che io do tutto me stesso, e questo se riuscito ad arrivare ai tifosi, la cosa mi rende felice di tutti. Una battuta e una domanda più seria, la domanda è quella più leggera, poi qua diciamo si è tolto il peso della palla schiantata sul palo a. Ma guarda, io parlando anche con gli altri compagni, sì, mi dispiaceva del rigore sbagliato perché deve essere importante per continuare, però il nostro cammino, però devo essere sincero, ero un po' deluso dalla partita che avevamo fatto, perché come ha già detto il mister, anche noi sappiamo che era un grandissimo portellone, va sottolineato che Morano ha fatto una grandissima partita e noi non potevamo fare qualcosa in più, quindi eravamo un po' dispiaciuti per il secondo tempo fatto contro il Pordenone, quindi quello che ci dava un po' più fastidio, quindi, e anche personalmente mi dava più fastidio quello che il rigore sbagliato. Il tuo futuro vuoi spero rimane Parma? Io sono legato ancora a un contratto col Parma, questo bene, è una società importante, sono venuto qua per cercare di vincere, per fortuna ci sono riuscito, ci siamo riusciti, quindi mi piacerebbe continuare, poi non dipende solo da me, la volontà deve essere da tutte e le parti, però da parte mia c'è questa volontà. Grazie. Sono 30 domande, grazie a tutti. Grazie a voi.